Ben ritrovati su Rete 8, amici di Chef in Cucina, amici di Rete 8, siamo pronti anche oggi con una nuova ricetta, sempre di provenienza ligure, curata dal nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ciao Jennifer, ciao, bentornati a voi. Allora, siamo ancora in Liguria, sì. Usiamo ancora prodotti stagionali sempre. Vedo tanti ingredienti. Oggi facciamo una lattuga ripiena alla ligure. Wow! Praticamente si possono fare due versioni, okay. In brodo oppure al forno. Noi andremo a fare quella al forno, perché okay. Adesso in brodo, beh, l'estate il brodo. Magari eppure, non ci sai, viene voglia di... Eppure c'è chi ha il coraggio di fare il brodo in estate. Guarda, tutto può essere buono, ma l'estate fino alla primavera... C'è chi aspetta proprio l'estate per fare il brodo, ti bella, giuro! Una bella zuppa primaverile. Ma certo! Sì, però dopo quando arriva sto caldo, l'estate... Ma assolutamente! Il brodo proprio niente va. Ma come si fa? Il brodo si mangia d'inverno, anzi si beve, perché non si mangia d'inverno. Ti riscalda d'inverno. Esatto. L'estate ci vuole... Cioè, anche questo, la cucina è bella anche questa. L'estate ci vuole qualcosa che ti rinfresca. Eh sì, assolutamente. E nella cucina ci possiamo anche rinfrescare. Assolutamente sì. Con i cibi giusti, esatto, quelli sì. Estivi, buoni, che ti fa stare ci bene. Pensa la stagione, cioè la stagione ci dà quello di cui abbiamo bisogno, lo dico sempre. Allora, abbiamo gente, bisogno di... La cosa più importante è questa lattuga, abbiamo prese le foglie migliori, le abbiamo sbollentate per 2 minuti massimo. Di poco a poco. Acqua bollente, tira fuori e le abbiamo belle asciugate e ce le abbiamo già pronte. Poi... E il pane raffermo, pane bianco possibilmente, l'abbiamo messo imbevuto nel latte, poi un uovo, del parmigiano, e il ripieno, serve anche la carne macinata e salvia, rosmarino e maggiorana. Perfetto. Andremo a fare il ripieno. Quindi iniziamo con la carne. Con il ripieno, la carne. Quindi questo è manzo? È manzo, sì. Bella carne di manzo, okay. Andiamo a mettere un uovo, okay. Quindi dobbiamo fare quasi una specie di polpetta, sì, tipo una polpetta, un po' di parmigiano, queste erbette miste, beh, che ci stanno benissimo, rosmarino. Ecco, queste danno il tocco d'estate. Queste danno il tocco sì, fresco. Da quel profumo che ci vuole. Esatto. Un pizzico di sale. Che poi le erbe aromatiche con la carne, ma stanno divinamente, chef, stanno veramente bene. Un po' di pepe, proprio una mulinella, una giratina di pepe. E andremo a mettere anche la nostra il pane. Lo dobbiamo scolare un po', vero? Possibilmente strizzato. Quindi non moltissimo, ecco, noi negli ingredienti abbiamo scritto pane quanto basta, perché poi sostanzialmente ci dobbiamo regolare, deve esserci una giusta proporzione tra carne e pane, deve essere più carne, giusto chef? Più carne, sì. Ok. Allora, andremo a girare. Quindi mescoliamo bene tutto. Bell'impasto. Poi invece questo pomodoro come andrà utilizzato? Quanto dopo è bello? Questo praticamente lo mettiamo sopra. Là ho preso dei ho pezzettini visto. Di pomodoro fresco, sì. Che ho tagliato a dadini. Quindi proprio le primizie. Sì, e l'ho messo insieme, che gli dà un po' di colore, a quello insieme al pomodoro che ci abbiamo nei alla vasetti. Alla conserva, sì. Quello è proprio il pomodoro a pezzetti. A pezzettini, quello che si fa d'estate con i pomodori freschi. Matur. Poi hai messo anche qualche fogliolina di basilico, vedo. Sì, basilico. E basta, neanche l'olio hai messo. Sì, niente. Quello praticamente per dargli sopra, faccio vedere come lo sistemiamo sopra. Quanto è buono il pomodoro. Il ripieno è pronto. Il ripieno è pronto. Allora, la cosa che dobbiamo prendere adesso, queste lattughe. Sì. Stare attenti un po'. Allora, mettiamo il ripieno.
Quindi dobbiamo fare degli involtini semplicissimi. Involtini, l'unica cosa è stare attenti così. Ma lo così. Sai che mi fa pensare ad una ricetta rumena? Ah, non so se hai mangiato mai. Allora, i paesi dell'est, sarmani, mi sa che si i chiamano. I paesi dell'est usano fare sti ripieni, soprattutto Mariana, con la Mariana, vienici in soccorso. La nostra Mariana Operaia, che abbiamo conosciuto, chef del ristorante Terra di Solina, lei è rumena ed è esperta. Credo si chiamano sarmani, se non sbaglio. Oddio, non a lo so, però tanto. Li ho mangiati pure sono fatte con le foglie di... Con le foglie di verza, di verza, alcune con le foglie addirittura di vite. Ah, quindi di comunque... vite addirittura. E loro, insomma, nella loro cultura le utilizzano parecchio. Sì, involtini così. Questi sono proprio più piccolini. Ecco perché questi si possono fare anche in brodo. Allora, questo ripieno è molto delicato. I loro sono sempre un po' carichi di aglio, cipolla. Loro mettono, sì, la cipolla. A me piace tanto, E questi sono veramente delicati, invece. Proprio delicati, delicati. Ma quanto sono carini. Anche questo è un finger food, chef. Anche questo, praticamente, sono perfetti anche come aperitivo. Piccolini, sì. Si può mettere con uno insieme stecchino, praticamente. Uno stecchino, mettiamo uno stecchino, una volta cotto lo infiliamo ed ecco che abbiamo un fincher, tranquillamente si può utilizzare anche come aperitivo. Assolutamente, assolutamente. Poi con questa lattuga e queste erbette aromatiche all'interno, comunque sono anche molto freschi, hanno Mi quella nota freschezza, fresca perfetta per la stagione estiva. Quindi devo dire che tutte le ricette che ci hai presentato, tipiche della regione Liguria, sono perfette per l'estate, perché comunque sono realizzate con prodotti tipicamente estivi, come ad esempio il pesto che è fatto con il basilico fresco o anche questi stessi involtini. Io praticamente la mia filosofia di cucina è proprio questa. Assolutamente, ci tengo, lo so. E lo ribadisco sempre, che la stagione in cucina, la stagionalità è la cosa fondamentale. È vero. E adesso dobbiamo fidarci una della natura. Praticamente scelgo gli ingredienti che io riesco a reperire in questo momento. E in questo momento quelli che sono più ma buoni. Ma ti devo fare un complimento, Antonio, perché io vengo spesso qui da Fontartana, mi piace tantissimo la tua cucina. La cosa che più apprezzo veramente è che il tuo menù cambia sempre, cioè qui trovate veramente a volte anche da un giorno all'altro, in base a quello che trova lo chef realizza i piatti. Quando vedete dei menù quattro stagioni io diffiderei. Allora, che adesso, si fa adesso? Se la versione in brodo, queste qua andrebbero lessati nel brodo. Quindi chiusi con qualcosa? Sì. No, questi si reggono. Praticamente questi adesso come entrano umidi, in acqua si fermano. Si fermano praticamente e si mangiano in brodo, si tirano fuori e dopo si mette un po' di brodo e si mangiano in brodo. La versione che facciamo noi andremo a mettere un po' di pomodoro sopra. Sì. Una versione fresca ed estiva. Fresca, estiva. Ma quanto è bello questo colore, questo rosso sul verde. Questo rosso e verde è bellissimo. Viva l'Italia! Lattuga. Sì, sì, sì. C'è anche il bianco della carta sotto, quindi. Ci sta la carta, se no potremmo mettere anche una bella un po' di mozzarella. Mozzarella sopra, fresca, infatti. È vero. Ecco fatto, adesso andremo a mettere per un quarto d'ora, 20 minuti. E in forno. In forno a 180 gradi. Perfetto, andiamo. Ed eccoli qui i nostri involtini di lattuga alla ligure, sono cotti e pronti. Sono pronti. Quanto sono belli, chef? Hanno fatto, abbiamo detto, una mezz'oretta di forno. Sì, sono freschi. Sono proprio invitanti. Invitanti davvero. Piatto fresco, bello. È anche facile da fare, abbastanza veloce. Sì, 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 sì. Di carne, ripieno, si può tranquillamente preparare prima. Ed anche questo potrebbe essere un piatto naturalmente senza glutine, utilizzando una mollica di pane senza glutine. Quindi volendo si può preparare anche per i nostri amici celiaci, giusto, chef? Tranquillamente, non cambia niente, il gusto rimane sempre quello. Anzi, è buono. Ok. E accontentiamo tutti. Che la cucina deve accontentare tutti. Deve essere per tutti. Deve piacere a tutti. La cosa bella della cucina è che a volte ci mette proprio tutti d'accordo su certe cose. E se non ci mette d'accordo litighiamo su tutto. È nel vero. Senso, e questo no, il pomodoro deve essere più cotto. No, a me ti mi posso piace fare un esempio cotto, che ci mette tutti d'accordo? Proprio uno? Gli arrosticini. Ah, vabbè, quelli piacciono a tutti. È vero. È una cosa nostra che piacciono a tutti. Grazie, chef. Grazie a voi. A domani. I cipollotti freschi, l'erba cipollina è un'alternativa molto valida alle cipolle.
Cresce nella primavera ed è ricchissimo di zinco, una sostanza che stimola le difese immunitarie. Selenio ha le proprietà fortemente anti-invecchiamento e in più erba cipollina è ricca di selenio che rinforza capelli, unghia e la pelle.